Andrea Moro, benvenuto. Grazie. Docente di linguistica generale alla Scuola Universitaria Superiore di Pavia, lo IUS, linguista dunque, sì. E scrittore. Con il suo primo romanzo ha vinto nel 2018 il premio Traiano per la narrativa. Ha resistito alla tentazione di scrivere un romanzo con protagonista un linguista? No, è proprio un protagonista. È un linguista che va a caccia di una lingua che uccide, quindi si immagini lei. Le tentazioni. Sì, è un giallo, si può leggere a vari livelli, però certo ho messo tutto quello che mi appassiona. Poi mi è scappata la mano, quindi si svolge nelle due mie isole preferite, la Corsica e Manhattan, e quindi dalla linguistica sono passati i sapori, gli incontri, però l'intenzione era quella. Accidenti. Comunque lei è stato anche tra i fondatori nel 93 del Dipartimento di Scienze Cognitive dell'Università Vita San Raffaele di Milano, quindi anche un neuroscienziato. Sì, per contagio. Io non ho una formazione di neuroscienziato. Sono laureato in lettere antiche, ho studiato matematica, ma c'è stato un momento speciale in cui il contatto con degli studiosi, in particolare con Stefano Cappa, che poi so che incontrerete, che veramente per contagio culturale ha fatto in modo che quello che io sapevo di linguistica, sapendo che il linguaggio viene dal cervello, ci ha fatto costruire insieme dei primi esperimenti e poi, bontà loro, siamo riusciti ad andare avanti ascoltandoci tutti. Accademico ed eclettico, non la stupirò dunque se le mostro la foto di un altro accademico altrettanto eclettico, forse lo riconosce. Beh sì, è il maestro di tutti noi. Noam Chomsky, sì, sì, sì. Per lei è davvero un padre? Ma insomma, certamente non solo per me, sì, c'è un legame anche affettivo evidentemente. È una persona che ha costruito intorno a sé una comunità mondiale, quindi siamo in tanti figli. Ognuno di noi con caratteristiche speciali, lui prende sul serio tutti e quando si fa così ci si affeziona. Spesso, sa, nel parlato comune linguaggio e lingua vengono spesso confusi, invece so che per lei hanno un significato ben preciso. Sì. Lo sa che uno dei problemi è che in inglese noi ci vantiamo, cioè facciamo sempre le vittime, le nostre, non abbiamo mai parole abbastanza. Ecco, lì non ce li hanno gli inglesi. L'inglese ha una sola parola che è language. Quando è al plurale diventa lingua, quando è al singolare è linguaggio. E noi no, noi sappiamo la differenza. Le lingue sono i modi in cui si manifesta la capacità astratta che è il linguaggio. Quindi noi ora qui stiamo parlando italiano. La trasmissione fosse a Tokyo parleremo un'altra lingua, ma tutte e due le trasmissioni sfruttano la capacità umana di avere il linguaggio. Umana è condivisa in misure diverse anche da altri. Un po' come la medicina, no? C'è la patologia generale e poi le varie cliniche. Ecco, le lingue sono le varie cliniche. Bene, per iniziare allora cerchiamo di fare subito un po' di chiarezza e vediamo quante sono le lingue parlate nel mondo. Più di 7.000 lingue al mondo, davvero una torre di Babele, come quella dipinta da Bruegel nel 500, un erigendo cantiere di un popolo ancestrale dove tutti si capiscono per la lingua, perché la lingua è una sola, poi arriva la punizione divina e tutto va a ramengo. Lei cosa ne pensa? Io sono un appassionato di Dante e non penso, leggo. Dante nelle Vulgari Eloquenza dà un'interpretazione straordinaria della confusione babelica. Lui dice tutti parlavano la stessa lingua. Poi cosa è successo? Che per capirsi bene ci si intendeva a seconda dei gruppi di lavoro. C'era chi scaricava le pietre, chi faceva la malta, chi costruiva i mattoni. E allora a furia di differenziarsi per mestieri si sono create parole, lingue, grammatiche diverse, ma è stata la funzionalità che ha creato la confusione. Dante poi va avanti, fa dei commenti straordinari, ma insomma la confusione non è stato un castigo emanato, la differenziazione è dovuta al fatto che le persone dovevano intendersi tra di loro e evidentemente sceglievano il modo più comodo, a seconda del mestiere. Le lingue possibili dunque? Sì, questo è il grande salto invece della linguistica moderna contemporanea. Cioè, lei deve immaginarsi che i linguisti si sono sempre appassionati alla classificazione e comparazione di lingue diverse, un po' come fa l'entomologo quando vede gli insetti, le farfalle, eccetera. E poi a un certo punto si è capito questo, cioè che conveniva pensare, invece di classificare le cose che ci sono, di pensare perché non ce ne sono delle altre. Sarebbe un po' come se uno zoologo
invece che decidere di classificare tutti gli animali possibili, quindi i gatti, i cani, eccetera, eccetera, dicesse: ma qual è un animale che non può esistere? Per esempio, un animale che non può esistere è un animale che può crescere indefinitamente. Gli animali a un certo punto devono raggiungere una dimensione oltre la quale collasserebbero. Un animale che non può esistere è un animale che produce più energia di quella che assimila col cibo. Allora si forma nella testa il confine di animale possibile. La stessa cosa è nata con lo studio del linguaggio. E quello che si pensa oggi è che la classificazione che devono fare i linguisti è quella della classe delle lingue umane impossibili. Poi quelle possibili se le gioca la storia. La storia, la politica, le convenzioni, lo stile, l'inventiva. Noi italiani lo sappiamo, no? Però, allora, mi faccia capire meglio. Esistono delle lingue impossibili per questioni di natura? Cioè la lingua non può esistere perché siamo fatti in un certo modo? Guardi, questa è la domanda centrale. Tra l'altro, la domanda se e come le lingue hanno la forma che hanno per convenzione o per natura ci accompagna da quando ci sono riflessioni filosofiche dell'uomo, da Platone in poi, ma lo sappiamo. Oggi però abbiamo degli strumenti in più. Intanto la scintilla che ha fatto immaginare la questione delle lingue possibili e impossibili è stata proprio l'esito della comparazione di lingue. Certamente i lavori di Noam Chomsky, ma anche di Greenberg. I linguisti, comparando lingue, si sono accorti che non c'erano tutte le combinazioni possibili. Malgrado pensi che soltanto negli anni 50, più o meno quando uscivano i primi lavori di Chomsky, c'era un linguista famoso americano che diceva che le lingue variano in modo infinito senza confini. Poveraccio, dopo 10 anni è stato smentito. Però la questione era: ma come mai sono assenti? Vede, lo scienziato, uno pensa che la scienza analizzi le cose che ci sono. La scienza vera analizza le cose che non ci sono e deve spiegare perché non ci sono. Come mai non esistono lingue fatte in quel modo lì? Poi, se vuole, le spiego il modo. E allora, per la prima volta, si è potuto immaginare di fare un esperimento e di costruire una lingua artificiale, di quelle che si pensa siano impossibili, e di vedere come funziona il cervello. E com'è andata? È andata benissimo. Il cervello ha rigettato. Lo dico perché si immagini se io, invece di parlare di linguaggio, le parlassi di cucina. Noi esseri umani non siamo soltanto fantastici perché parliamo lingue diverse, ma perché mangiamo in modi diversi. Poi siamo gli unici esseri che cucinano e tra l'altro gli unici esseri che hanno il menù nella foresta, non è che ce ne siano tanti che vanno in giro a leggere le cose. E lei, se guarda come mangiano gli esseri umani, qualcuno mangia verdure, qualcuno mangia carne, qualcuno mangia insetti. E cosa succede? Che la scelta la fa la cultura, la tradizione. Però non è che uno dice: sai, non ho mai trovato nessuno che la sera si fa un aperitivo di cherosene. Sarà cultura? No, è che se tu provi a bere il cherosene ci lasci le penne. Quindi fisiologicamente, esatto, il nostro cervello non è in grado di digerire alcune lingue. Viceversa vuol dire che le lingue possibili hanno una radice comune, cioè esiste una matrice? La matrice che è probabilmente una griglia biologica che precede l'esperienza, sulla quale poi l'esperienza gioca. E questo però naturalmente, tra l'altro, solleva un problema stupendo ed enorme. Se lei prende una bambina o un bambino, le bambine parlano di solito prima, ma insomma, se lei prende un cucciolo d'uomo e lo trasferisce dalla famiglia che parla una certa lingua in un'altra, non avrà nessuna difficoltà a parlare la lingua che non è quella dei genitori. Quindi vuol dire che la griglia genetica non era tarata sulla lingua, ma sul linguaggio. Quindi vuol dire, sa che c'è questo termine in biologia che si dice le cellule staminali, no? Quelle cellule che possono diventare tutto, possono diventare cellula degli occhi, della pelle, del fegato. Ecco, la testa di un bambino è una mente staminale per la linguistica. Potrà parlare giapponese, dialetto bergamasco, swahili, qualsiasi lingua, perché in testa ce le ha tutte. Quelle che non sentirà decadono e gli rimane in testa la sua lingua. Ma esistono anche delle caratteristiche generali della lingua chiaramente identificabili? Sì. Dunque, potrei fare così. Secondo me la cosa migliore è immaginare un esperimento semplicissimo. Noi sappiamo che le lingue hanno dei fenomeni, per esempio, di accordo, nome-verbo, soggetto-predicato. Lei prende Giulia e prende un verbo come correre, le mette insieme e si dice: Giulia corre.
per esperimento facile. Chiaro, facile. Però noi sappiamo che un nome come Giulia può anche essere, per così dire, inscatolato in tanti altri nomi. Si può dire le amiche di Giulia, i fratelli delle amiche di Giulia, i nonni dei fratelli delle amiche di Giulia, i cognati dei nonni dei fratelli delle amiche di Giulia, e poi per fortuna la mia memoria. Cosa succede? Che Giulia sparisce. Se io dico anche solo le amiche di Giulia e prendo il verbo correre, non si può più dire le amiche di Giulia corre, si deve dire le amiche di Giulia corrono. Quindi il verbo salta Giulia e va al nome più lontano. Ecco, questa capacità di costruire relazioni a distanza tra le parole e di farne sparire alcune c'è in tutte le lingue. Se costruiamo una lingua che invece non va su questa struttura, ma che continua ad accordarsi per adiacenza, diciamo così, siamo in una lingua impossibile e il cervello la rifiuta. Il linguaggio è già presente nel nostro cervello. Devo dire, professor Moro, che questo concetto è molto affascinante. Avevamo preparato anche un'immagine che però mi rendo conto che forse adesso contrasta con quanto stiamo dicendo. Una bambina che prende confidenza con le lettere dell'alfabeto, un po' come con gli abbecedari che stavano appesi nelle classi. È tutto sbagliato. No, ma ha fatto bene, perché questo è esattamente quello che si credeva, quindi conviene riflettere anche sugli errori interpretativi. Diciamo, la questione fondamentale qui è che la scrittura è completamente diversa dall'apprendimento del linguaggio, e noi lo sappiamo sia come individui che come specie. Come specie, perché la scrittura, noi esistiamo diciamo da 100.000 anni, proprio per essere stretti, però di testimonianze di scrittura andiamo indietro di circa 5.000 anni. E così pure per noi da piccolini, se non ci sforzavano, salvo eccezioni, i bambini non imparano per istinto a scrivere. Quindi l'istinto del linguaggio è una cosa, la scrittura invece è un'invenzione che si basa anche quella su tratti naturali, ma viene imposta sulla specie e sull'individuo. Invece, come diceva lei prima, le grammatiche fioriscono dentro di noi come dei progetti geneticamente determinati. Ma anche se parliamo di istinto, è possibile individuare alcune regole generali del linguaggio? Direi di sì. È molto utile immaginare che ci sono almeno tre aspetti del linguaggio umano che lo distinguono rispetto agli altri. Primo, noi siamo gli unici che con pochi oggetti, ricombinandoli insieme, possiamo andare all'infinito. Pensiamo alle parole, i dizionari sono finiti per forza perché sono un libro, però con quelli possiamo fare frasi infinite perché possiamo sempre aggiungere cose, come le filastrocche dei bambini, c'era una volta un re, o come la fiera dell'est, insomma si può fare strutture sempre più lunghe, quindi l'infinità. Secondo, il fatto che queste parole non dipendono dal significato, noi siamo liberi. Tant'è vero che in uno degli esperimenti che abbiamo fatto ci siamo inventati una lingua con parole inventate, ma se io gliela dico, chi mi ascolta pensa che funzioni, che sia una frase dell'italiano. Se io dico il gulco gianigeva lebrale, noi speriamo di non sapere cosa sono i gulchi e lebrale, ma questa frase sembra funzionare. Quindi sappiamo che le regole non dipendono da quello che voglio dire. E terza cosa, e questa forse è la più importante di tutte, non è strutturale, l'aveva già riconosciuta Cartesio. Noi possiamo dire quello che vogliamo indipendentemente dall'ambiente. Nel senso che se io oggi, in questo momento, decido di dire che sotto questo tavolo, lei non la vede, ma c'è una balena a pallini blu, io posso dirlo anche se non c'è. Nessun animale può costruire messaggi che non dipendono dall'ambiente, sono costretti dalle circostanze, e noi siamo liberi e creativi. Infinità, libertà dal significato e creatività. Ecco, siamo gli unici esseri viventi che hanno queste tre caratteristiche nel loro linguaggio e quindi nelle loro lingue. Allora, mentre cerco di scacciare dalla mia mente l'immagine di una balena a pois come la pimpa, però le faccio un'ultima... Basta che non evochi il gulco, perché sarebbe un problema. Le faccio però un'ultima domanda. Non sarebbe più comodo parlare tutti la stessa lingua? Questa forse è la domanda più importante di tutte. Allora, nessuno sa la risposta vera. Intanto, se fosse vero che le lingue sono progettate per comunicare, dovremmo procedere verso una lingua comune, e questo non avviene mai. Però a me è venuta in mente una proposta, e io la butto lì, come tutte le proposte che sono speculative e non sperimentali, e mi sono chiesto, cosa sarebbe stata dell'umanità
se tutti noi avessimo parlato una sola lingua o comunque lingue comprensibili. Lei si immagini una sola, grande, enorme città senza tecnologia, che doveva portare acqua, cibo, trasporto. Sarebbe stato un caos totale. Forse è convenuto all'umanità parlare lingue diverse, avere la nozione di distanza, che alle volte abbiamo pagato in termini di razzismo, ma che ci ha tenuti distanti, in comunità controllabili, manipolabili. Quello che negli animali avviene con le epidemie, cioè con le malattie che tengono piccoli, gregge e gruppi, forse noi esseri umani è avvenuto col linguaggio. Forse Babele non è un castigo, forse Babele è un dono. Grazie Andrea Moro per essere stato con noi, averci accompagnato in questo viaggio. Naturalmente avete capito che siamo capaci di parlare, apprendere, comprendere ogni lingua possibile. Sappiamo che esistono lingue impossibili, con grammatiche impossibili, sistemi e architetture che il nostro cervello, per come è fatto, non può riconoscere. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio. Arrivederci.